Dare il via ad una fase di sperimentazione dell'utilizzo della miscela metano-idrogeno per alimentare gli autobus, nell'auspicio di abbattere le emissioni di sostanze inquinanti, mantenendo buone performance nel funzionamento dei motori. Per questo ieri è stato sottoscritto un protocollo tra il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, e il magnifico rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse. La firma dà il là ad un progetto di ricerca strategico che, oltre le due parti firmatarie, coinvolge come partner di rilievo anche il CRN STEMS di Napoli, l'Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibili, un passaggio che volge lo sguardo verso la transizione ecologica. L'esperimento durerà 12 mesi e credo che i risultati di tale analisi potranno offrire ulteriori spunti di riflessione interni per individuare ulteriori forme di alimentazione dei mezzi e anche qualche utile dato, qualche utile spunto che metteremo a disposizione della comunità nazionale. L'intervento riguarda l'integrazione all'interno degli autobus alimentati a metano di una percentuale di idrogeno in maniera tale che il motore venga poi alimentato con una miscela 10-15% di idrogeno, la rimanente parte di metano. Considerando le caratteristiche diverse, no? Dei due combustibili, l'idrogeno è un vettore energetico, non è proprio un combustibile, no? Il metano invece è un combustibile a tutti gli effetti. Considerando queste caratteristiche, noi ci aspettiamo dei miglioramenti sensibili sia nel settore della combustione, quindi nel settore proprio del funzionamento dei motori, sia soprattutto nella riduzione della CO2, che è il driver dell'evoluzione tecnologica dei prossimi 15-20 anni, sia soprattutto nel settore delle emissioni inquinanti, quelle che si chiamano inquinanti primari, quindi quelle che definiscono la qualità dell'aria in ambiente urbano, dove ovviamente gli autobus hanno una significatività notevole. È una cosa molto importante che pone in evidenza un fatto cui io tengo molto, e cioè che quando le istituzioni si parlano e perseguono gli stessi obiettivi, il vantaggio è importante e generale, e di esso ne usufruiscono i territori e le popolazioni. Quindi siamo qui, come dire, a celebrare un accordo che nasce da volontà condivise, da cui tutti trarranno un beneficio significativo.